facciamo il ritratto di Dorian Gray, edizione La Lettura, perché è la terza copia che ho a casa e direi che... Giustamente. Sei un po' Emma Watson in questo momento. L'edizione dei miei sogni di infanzia, Emma Watson. Quindi per chi volesse c'è un Dorian Gray qua. Esatto. A Milano. Venite a prenderlo. 36 weeks later. Allora, io credo che ormai lo sappiate, no? Cioè, come funziona. Il bordello dentro sta stanza rispecchia il bordello qui dentro. E credo di non aver mai raggiunto dei livelli così... Wow. Allora, oggi volevo sistemare questa stanza per l'ennesima volta su questo, che non faccio altro. Praticamente io faccio i vlog dove pulisco, ma va bene. Poi... devo lavorare perché, cioè, e poi magari mi sistemo perché, cioè, mi dovrei lavare i capelli a un certo punto. No, allora adesso, cioè, vi voglio far vedere veramente, cioè, che cazzo di condizioni è sta stanza, perché secondo me non è... Questa è la mia scrivania. Questa era della Coca-Cola che è finita ed è qua. Robe per dipingere. Un vestito che ho comprato... con qua sotto cose per dipingere, spero non si sia macchiato. Il mio computer, cose, cioè, trucchi, tutto buttato all'aria. Cioè, raga, per non parlare di qua, ci sono scarpe, ciabatte, i miei quadri ribaltati, i tappeti che erano in un'altra stanza e che adesso sono qui dentro, non so perché. Lì cose a caso. Lo stendino, perché ovviamente cosa fai? Non metti uno stendino enorme nella tua stanza in modo da non poter camminare. Qua, vabbè, non inizio nemmeno a descrivere perché, vabbè, cioè, what the fuck? Il tocco di classe, però, secondo me, tipo, questa scarpa totalmente a caso lì, con un gioco di Matilda a forma di pesce. Penso che questa sia la rappresentazione perfetta della mia stabilità emotiva. Ah, quasi dimenticavo. Ero seduta sui miei jeans. Cioè, è il caso che io mi metta a sistemare così. Cioè, prima lo faccio, prima mi sento meglio. Several days later.
questo momento sono a casa dei miei e c'è un tizio qua fuori che sta facendo dei lavori alla bombola del gas. Da dove iniziare? In questo momento la mia vita non ha alcun senso. Vorrei cercare di spiegarvi come e perché, e anche il perché sono poi sparita per quasi 3 mesi, praticamente. Però magari devo trovare un modo per sollevare questa cosa. Più o meno. Luglio è stato un mese molto strano. L'ultimo video, infatti, che ho fatto risale a luglio. E qualche giorno dopo aver caricato quel video c'è stato un lutto familiare molto brutto, molto complicato e totalmente inaspettato. E quindi, insomma, per tutta l'estate non sono stata in grado di fare più di tanto, se non appunto aggiornarvi ogni tanto su Instagram. Settembre è iniziato e con settembre sono iniziate 10 milioni di cose nuove. Alcune ve le ho già anticipate, però ecco, ho iniziato un'accademia di recitazione e poi ho iniziato anche un altro progetto per un cortometraggio. E poi, qualche giorno fa, ho ricevuto una chiamata. non so nemmeno come dire questa cosa, ma farò un film. Nell'ultimo video di luglio avevo raccontato, no, che avevo fatto un provino per un film, che era il mio primo provino per un film. Ecco, mi hanno presa e quindi devo fare un film. Oddio. Domani ho la prova costumi e sinceramente ancora non ho realizzato bene questa cosa qua. Sono passati pochi giorni da quando me l'hanno detto, confermato, e sono un po' incredula. E quindi non so, cioè io non so che cosa succederà adesso, non ne ho idea. È una produzione piccola, però è un progetto molto bello secondo me, e sono super felice che mi abbiano selezionata. Il mio personaggio mi piace tanto. Scusate, il signore del gas è entrato per darmi dei fogli, ok? E non so nemmeno che cosa posso dire o far vedere nei vlog. Non so nemmeno se riuscirò a continuare con i vlog in modo normale, quindi almeno uno a settimana, perché non ho letteralmente il tempo di vivere in questo momento. Cioè, solo per farvi capire, domani ho la prova costumi, poi tornerò di nuovo a Milano. Avrò 3 giorni di set per il cortometraggio, poi tornerò di nuovo qui per girare delle scene per questo film e poi tornerò di nuovo a Milano perché ho l'accademia. Ah, e in tutto questo io ho un lavoro. E niente, adesso devo studiare il copione, anzi i copioni, perché c'è anche quello del corto, e ho voglia di andare al mare, quindi forse andremo al mare, non lo so. Sono molto spaventata, ma felice, sì. Early the next morning. Few inches later. È quotatissimo che la fotocamera cadrà. Proprio male. Questa è la prima volta che prendo la macchina da sola per andare al mare. Tutto buio, ma pazienza. Ho creato una playlist apposta. Cioè, praticamente io ho preso la patente solo per poter fare questa cosa qua. Cioè, solo per poter andare al mare da sola con questa playlist. Ok. Sto morendo d'ansia. Tra l'altro io ovviamente vado tipo super lenta rispetto agli altri e quindi tipo vedo già il tizio dietro di me che mi vuole superare di brutto. Woo!
kilometers later. Ok, sono arrivata. Ho sudato un botto. Tra l'altro non so nemmeno se ho parcheggiato decentemente, ma penso di sì. Però dai, sono troppo contenta di aver fatto questa cosa. Volevo fare da un sacco di tempo. E niente, adesso in realtà volevo rileggere il copione di lunedì e poi tornare a casa. Three days later. Montage. Tutto buio. Dai! Stai al punto, ci abbiamo? Mi facciamo averti così. Ah, ok, ciao. Però bellissima scena. Le foto sono belle. Mi senti? Ah, dai, raga, su! A te. Raga, posso dire solo una cosa, poi iniziamo. Nick fa... Oh, ma hai visto là? È andato alla libreria fa... Hai visto? C'è un gran trambusto. 2:29 seconda. Ok. Marco, tuo figlio che sta arrivando, a che mese è arrivato? All'ottavo. È all'ottavo e ho deciso di chiamarlo Brian Griffin. No. No, lo chiamerò Brian Gioacchino Schillaccio. Ciao Gaia. Non mi caga. Dai, raga, su, dai, un attimo, non camminato. Epilogue. No, devo alzare sta roba, che pa... Ok, più o meno. Cioè, più... Accontentiamoci di questa inquadratura improbabile. E niente, sono passate settimane in realtà dall'ultima clip. Però quello che avete... Oddio no, sto finendo la memoria. Ok, ce l'ho fatta. E niente, dicevo, sono passate settimane dall'ultima clip. Però insomma, quello che avete visto era il cortometraggio per la Mejil. Loro mi hanno contattato in realtà mesi e mesi fa. Forse era ancora il 2020, ormai cioè, il senso del tempo non esiste, perché essendo un'azienda che si occupa di produzione di giochi da tavolo, mi avevano chiesto insomma di vedere se mi poteva interessare il progetto e eventualmente farci un video in collaborazione per farvi scoprire anche voi quello che fanno. Poi andando avanti con i mesi è venuto fuori che appunto c'era anche in ballo l'idea di fare un cortometraggio per far capire un pochino di più il gioco, comunque quello che vorrebbe essere il senso del gioco. Quindi mi hanno coinvolta nel cortometraggio e insomma quello che avete visto era un pochino di backstage. Il corto non so ancora quando uscirà, penso che adesso stiano finendo di montarlo e comunque vi terrò aggiornati. Però ho provato neanche la demo,
cioè proprio il prototipo del gioco Malocchio, che è appunto poi ispirato il corto, ed è fighissimo. Ho anche vinto alla prima partita, quindi regà. In ogni caso, spero prossimamente di potervi far vedere, magari in una live, se riusciamo a farla, non lo so, sarebbe figo. Comunque vorrei farvi vedere appunto come si gioca, perché è molto divertente, soprattutto è uno di quei giochi in cui devi fare molta attenzione a cosa fanno gli altri giocatori, quindi tipo devi un po' studiare gli altri in modo da calcolare le tue mosse, e a me piacciono molto i giochi così, quindi non lo so, mi ha gasato un sacco. E niente, quindi insomma vi lascio qua i link di riferimento per seguire la loro pagina Instagram, dove spiegano meglio di come posso fare io il gioco, i personaggi eccetera, e poi stanno anche facendo un crowdfunding per le prime copie demo, quindi insomma se vi va di sostenerli vi metto il link anche di quello. E niente, grazie mille per aver visto questo video, mi dispiace di essere sparita per un sacco di tempo, non so quanto riuscirò ad essere costante come vi dicevo, però ci proverò, e adesso che è ottobre ho in mente di fare cose. Ripeto, mi dispiace molto quando tipo sparisco così e scusate, è solo che davvero è stato tutto molto difficile, molto incasinato, insomma non ero molto in grado di riuscire a portare dei contenuti che avessero senso, non che questo video ne abbia o che gli altri miei video ne abbiano, però insomma devo essere un attimo sul pezzo per riuscire a fare i video, perché altrimenti diventa ancora più confusionario di come già non sia. Quindi niente, di nuovo grazie mille, mi dispiace, però ci vedremo presto, sì. Ciao.